Amici, amiche, oggi è venerdì 11 dicembre e quindi undicesimo Commodore 64 Advent Show di questo dicembre 2020. Sigla di Andrea Babic e poi scopriamo cosa c'è dietro la casella di oggi. Via! Commodore 64 Advent Show, che non vi sfoggio, presenta Commodore 64. Molto 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 bene. Cosa abbiamo? Allora, ieri abbiamo giocato a uno sparatutto bellissimo. Vediamo a Z-Wing. Vediamo cosa ci propone oggi il buon Babic. Another visitor. Vedo della barbarie. Vedo della barbarie. Vedo dei muscoli ipertrofici da pieno stile anni 80-90, Conan, Schwarzenegger. Potrebbe essere tante cose, ci sono tanti giochi con uomini pettoruti e muscolosi, quindi vediamo con Andrea Babic quale di questi giochi sarà e soprattutto che sfida mi attende oggi. Andrea Babic, benedicici, buongiorno a te! Amiche ed amici, da che non visto questo action, è Fabio che non vede Bortolotti. Beh, un altro regalo per te, caro Fabio. Ma perché? Perché sì, perché te lo meriti, perché stai lottando duro col Commodore 64 Advent Show. Non è facile tuffarsi ogni giorno in un gioco diverso, cercare di capirlo, cercare di mostrarlo, cercarlo di farlo amarlo, capito? Quindi ti meriti un regalo. Il regalo di oggi è un altro dei tuoi favoritissimi di sempre, quindi Rastan, noto in Giappone come Rastan Saga, ma non ci interessa, non interessa Rastan su Commodore 64, un'altra conversione tutto sommato riuscita. Qualcuno potrebbe criticare alcuni limiti grafici, tutto sommato c'era anche un multiload, si sarebbe forse potuto volere di più da un punto di vista grafico un po' spartano, ma ci sta, spartano, Rastan, violence, babbari, spabbari. Quindi va bene e ci piace anche la musica di Martin Gowie ancora una volta. Non soddisfattissimo perché la musica del coin-op di Rastan è tutta basata sul dynamic range, quindi sulla possibilità di avere questi crescendo, questi suoni che si gonfiano poi si scaricano, soprattutto nei livelli del castello, ma in realtà un'eccezionale rendizione sonora da parte del sempre impeccabile Martin Gowie. Le caratteristiche del gioco ci sono quasi tutte, quindi in realtà è abbastanza completo. Ricordiamo che aveva un bug il gioco in origine, per cui non si poteva superare un certo punto del gioco, ma col piffero che arriverai così lontano. Io stimo che tu riesca ad arrivare al massimo al secondo stage. Ma d'altro canto io mi diverto moltissimo in questo ruolo di lanciatore di sfide commodoriane. Faccio sempre giocare io a fare figure di merda. Io, cazzo, no, adesso ci tocca a te, New Next Generation, e ti butti tu e te lo pupi tu, Rastan, su Commodore 64, caro Fabio. Quindi divertiti, fammi sapere, insomma, ciao, scrivi a casa, buonanotte, ciao. Ciao! Ciao Andrea Babic, grazie per... è un bel dono del Rastan, io me lo gioco sempre volentieri. Tu hai giustamente nominato la musica di Martin Galway, che è uno dei personaggi più... Ulla, quanta roba! Vabbè, facciamo che lo carichiamo così. Ho preso molto bene all'idea di rastanizzare Rastamanno questa mattina. Come sai, va bene, abbiamo parlato mille volte, amo Martin Galway e amo anche tra tutti i pezzi degli Zuntata, che sono il sound team di Taito, quello che appunto componeva le musiche della maggior parte dei giochi Taito degli anni 80 e 90 e poi in realtà non solo. È una delle mie musiche preferite degli Zuntata. Il titolo del brano, tra l'altro, è stupendo perché è Aggressive World, mondo aggressivo. Ed è un concetto a cui penso spesso quando vado fuori nel mondo e vedo, mamma mia, che mondo aggressivo. Quindi penso a Rastan e penso al Rastan Arcade. Non ho mai giocato al Rastan su Commodore 64 e su Commodore 64 sono molto curioso di giocarlo e sono molto curioso di vedere se si caricherà questa, anche se devo dire che
era molto, se no ci penso e sono affascinato dalla scelta cromatica del BIOS del Commodore, perché ci siamo poi abituati al concetto che i prompt dei comandi fossero neri con le scrittine bianche, pensiamo a DOS, pensiamo a Linux, pensiamo a tutte quelle variabili, mentre invece quanto era bello che fosse così. Questo punto di azzurro, come si chiama? Allora, sapete che sono... non conosco bene le sfumature dei colori. So che esiste il blu carta da zucchero, so che esiste il blu di Prussia, so che esiste... ma non so assolutamente a cosa corrispondono. Attenzione! Noi, specifico una cosa, stiamo mettendo sempre le versioni craccate perché ci piace farvi... sentire le cracktro, ma voglio specificare, ieri abbiamo giocato un gioco homebrew fatto nel 2020, tutte le cose che escono adesso noi le compriamo, Babic l'ha comprato il gioco di ieri e poi mi ha passato la versione con la crack perché appunto ci piace raccontare anche questo lato del Commodore 64. E a proposito, vediamo come suona questa cracktro. Inquietante. Bass music. Vabbè, possiamo passare avanti. Intro by Richard. Grazie Richard, la prossima volta non ti disturbare. Space, va bene, vediamo. The Top Title Coin Op, Rastan 1987. Oh, i comandi, va bene, sono tutti i soliti. Fai con Fire and Up, faccio il salto in alto e ciò è buono. Va bene. Giochiamo. Come faccio a cominciare? Run stop, bene. Rastan, guardate i muscoli impossibili. Lo notava prima Cappina in chat quando, mentre guardavamo la copertina, e c'erano tutti questi muscoli inesistenti. De Cielo chiede in chat che cos'è una cracktro. È una bellissima domanda e te lo racconto rapidamente mentre gioco. Cracktro sta per crack intro. Nell'epoca del Commodore, in questa epoca del mondo dei videogiochi, il diritto d'autore digitale era ancora in una zona grigia, nel senso che non si sapeva cosa fosse protetto e dove. Che suoni fai? Ok, press 1 for trainer, 2 for high score. Andiamo assolutamente di high score questa volta, anche perché poi oggi devo andare in posta a spedire un milione di calendari. Sentite qua. Ah, comunque, bene, scusatemi, volevo sentire un attimino che effetto faceva la musica di Martin Galway, la versione di Aggressive World degli Zuntata fatta da Martin Galway, sempre molto bello. Dicevamo, cosa sono le cracktro? All'inizio, cioè a quei tempi, il diritto d'autore nei videogiochi era ancora un concetto molto relativo e quantomeno un concetto molto poco protetto dal mondo della legge. Ma com'è lenta la spada! Vediamo il salto in alto, bene, mi viene. E quindi cosa succedeva? Succedeva che tutti i cracker, i gruppi di pirati, confermatemi che l'audio sia buono, che tutti i cracker, i gruppi di pirati, allora vediamo se è come il gioco che vado qua sotto. Sì, benissimo, come in sala giochi.
dicevamo, i gruppi di cracker, quindi i pirati. Come faccio a prendere questo? Oh, adesso ce l'ho. I gruppi di pirati craccavano i giochi, ma lo facevano a una velocità allucinante. Cioè non c'era certo carenza di crack. Quindi cosa succede? I pirati iniziano a sfidarsi, iniziano a firmare le loro crack, un po' come la Z di Zorro. Firmano le loro crack con delle introduzioni che dicevano semplicemente all'inizio craccato da Razor, craccato da Kenobit, craccato da chi. E si faceva a gara anche a chi faceva la prima release, nel senso tutti avrebbero poi craccato il gioco, ma lì si sfidavano per chi lo faceva più in fretta e poi lo firmavano ed era difficile. Ed era quindi un po' una competizione tra pirati. Una roba che ho trovato sempre molto interessante. E questa scena ha iniziato, queste firme hanno iniziato a farsi sempre più sofisticate. È difficilissimo questo salto, è bruttissimo. E quindi le intro delle crack si fanno sempre più sofisticate e diventano una vera e propria forma d'arte. Dopo un po', la scena delle cracktro diventa una vera e propria gara di abilità di programmazione che dà vita alla scena delle demo, alla demo scene, perché hanno detto: ma scusami, perché dobbiamo, chi ci obbliga a fare la crack? Facciamo direttamente la intro. In chat, tra l'altro, abbiamo in questo momento Luca Fire, che è un esponente rilevante della demo scene, con il quale, tra l'altro, ci stiamo organizzando per... Ma perché non riesco a passare di lì? Per raccontare proprio queste cose in una serie di video, o meglio, in una serie di puntate di Keno Mattina, che nel caso ve lo siete perso, è il format che stiamo facendo tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8:30 a mezzogiorno. Il format nel quale, per inciso, stiamo registrando le puntate del Commodore 64 Advent Show di quest'anno. E andiamo. Difficilissimo comunque. Allora, difficile ma bello da vedere. Cioè, comunque è del Rastan. Ok, la liana normalmente era più avanti. Ok, la posso prendere così. No! Sono caduto. Devo dire che sono divertito. È orribile, c'è chi dice che è orribile. E in realtà, pensando ai tempi del Commodore, ti ridava un pizzico di esperienza della sala giochi. Ma non mi dispiace, io me la sto godendo di questa versione. Sto soffrendo di questa versione, ma ne sto anche godendo. Ok, c'è questo problema che lo scrolling ti obbliga a fare questi salti nel vuoto che sono senza dubbio definibili un buco di design, perché mai il giocatore dovrebbe essere obbligato a saltare nel vuoto. Anche le hitbox sono un po' cambiate. Sì, cioè, certo, è un gioco che ha dei... Diciamo che se dovessi andare su un'isola deserta con un Commodore, non mi porterei questo Rastan. Però, certo, se andassi con un'isola deserta su un Commodore, forse vorrei un generatore di corrente.
se no il Commodore lo uso per aprire le noci di cocco. Sono sicuro che funzionerebbe bene anche per quello e che lo amerei anche in quel contesto. Questi sono dei salti infami. Mi fanno molto più paura questi salti di tutto il resto. Pozione, molto bene. Ho perso 1 milione di vite all'inizio e poi no. No, no, lasciami stare. Quello che manca in questo gioco è lo scorrimento giusto, esattamente. Più che uno scorrimento sembra che il gioco mi stia seguendo. E non è il massimo. No, ti odio. Voglio andare, ho una vita e voglio arrivare almeno al secondo livello. Ok. Qua si scende. Ve lo dico, ci avrei giocato tantissimo da piccolo, ma tantissimo proprio. No, non mi fare questo dolore gratuito. Tra l'altro, parlando di Cracktro, proprio oggi, dopo questa puntata del Commodore 64 Advent, no, sono morto, sono vivo, sono ok, è una merda, scusatemi, ma continuo, yes! Ero già in modalità la volpe e l'uva, ma mi ha offerto un continuo e dico sì, dammi un gettone! Dammi un... Vedi, è lui che ha il problema. Io infatti me ne vado. Scendo con la mia spada. Mi ha sempre fatto ridere il concetto di saltare e arrivare in giù con... la spada verso il basso. No, ho già perso una vita. Ma a lui mi fa malissimo. Via, 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 via. Come faccio a prenderlo? È veramente infame quello lì che vola. Cioè, il gargoyle è imprendibile. Sembra un... La chimera sembra un po' una pecora. Tipo una roba da... Cosa ci fai lì, chimera? Sei ubriaca, vai a casa. No, ecco, basta. E siamo arrivati al castello. Sento la mancanza delle mega statue rubate da Tolkien che ci sono nello sfondo del gioco. Che arma è? Una Morning Star, una stella del mattino? Allora, qua nell'originale da arcade, questi... soldati avevano una roba geniale, una roba mai successa nella storia dell'umanità. L'armatura a metà. Una roba di design bellissima, ma ovviamente completamente inutile. E anche qua, se tendete gli occhi lì, cioè se tendete gli occhi, se aguzzate la vista, lo vedete, vedete? In questo momento lo scrolling è sbagliato. Com'è possibile che io sia a tre quarti dello schermo? Fissare il punto dello scrolling è una cosa importante. Andiamo. Perché qua adesso sono a tre quarti dello schermo? Quando si va verso sinistra, poi arrivano questi pipistrelli. Io odio i pipistrelli nei videogiochi. Amo i pipistrelli nel mondo reale. Aspetta che c'è un'arma. L'ho persa. Bene, bravo Fabio. Che musica incredibile. È una musica bella in tutte le salse. Devo dire che questo è uno dei rari casi in cui preferisco la musica arcade a quella del Commodore. Ma Martin Galway è sempre un bel Galway. M-
Momento Circus Charlie, momento mi butto nel fuego. Mister, mi firmo col mister, mi piace, mi firmo mister. Che sbatti? Mister FB, che è come mi firmavo con le tre letterine ai tempi delle sale giochi. Mister, ancora spazio. Mister FBI, che altri simboli ho? Niente, così. Com'è l'audio qua? È il modo del comandante di dire: sei morto, inquietati, prenditi male, è finito. E poi rimane qua, no. Ah, eccolo qua, riparte. E che dire? Programming: John Meegan, graphics Jane Lowe, Martin McDonald, John Palmer e musica di Martin Galway. Imagine 1987, Taito 1987. Sono combattuto, nel senso, sono per certi in alcuni passaggi era veramente molto poco giocabile, il gargoyle in particolare non sapevo come gestirlo. Però sono tutte quei lati un po' più spigolosi del gameplay di alcuni giochi per Commodore che ai tempi funzionavano e in realtà ancora oggi, se ti metti in quella forma mentis, sono comunque divertenti e interessanti. Poi ovvio, ci sono dei giochi, inclusi giochi per Commodore, che si giocano molto meglio, che hanno una croccantezza assolutamente moderna. Io mi sto divertendo in questo e apprezzo molto la selecta delle caselle con dentro i giochi che sta facendo Babic, perché mi sta facendo vedere, mi sta facendo rivivere sia la modernità, la contemporaneità che guarda al futuro del Commodore 64, sia i giochi, alcuni dei giochi dell'epoca, che alcuni bellissimi, alcuni che avevano dei difetti ma anche un carattere. Questo è un gioco con tanti difetti e appunto non me lo porterei su un'isola deserta, ma era un Commodore che ce la voleva fare, era un Commodore che guardava la sala giochi e ci provava tantissimo, e ai tempi tutto sommato ci bastava, e devo dire che anche oggi giocandolo non so perché. Quindi la morale è sempre quella: se avete un Commodore, tiratelo fuori, fatelo respirare, accarezzatelo, dimostrategli che gli volete bene e lui vorrà bene a voi. E se non avete un Commodore, scopritelo con gli emulatori, scopritelo seguendo il Commodore 64 Advent Show, seguitelo perché è una macchina bellissima che ha ancora tanto da raccontare. E quindi, detto questo, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me. Se siete su YouTube, lasciate commenti qua sotto, ditemi qual è la vostra conversione preferita per Commodore 64, la vostra conversione arcade per Commodore 64 preferita. Vi ringrazio per essere stati con me e chiudiamo qui questo Commodore 64 Advent Show, ma come, con la nostra sigla. Ciao a tutti, ciao a tutte, buona giornata, fate i bravi e amate il Commodore. Commodore 64 Advent Show, che non vi sfoggio, presenta Commodore.